Bhajamana Govinda Gopala, Bhajamana Govinda Gopala, Bhajamana Govinda Gopala, Bhajamana Govinda Gopala, Govinda Gopala, Gopala, Govinda Gopala, Gopala, Govinda Gopala, Gopala, Govinda Gopala, Gopala, Bhajamana Govinda Gopala, Bhajamana Govinda Gopala. Govinda bolo hari gopala bolo, 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 Govinda bolo hari gopala bolo. Vidura una volta chiese a Krishna: come mai hai preso parte all'uccisione di centinaia di soldati nella battaglia di Kurukshetra? Avresti potuto evitare tutto quel massacro e risparmiarti un sacco di problemi semplicemente cambiando atteggiamenti mentali, gli atteggiamenti mentali dei principali partecipanti sul versante dei Kaurava, Durodhana, Dusassana, Shakuni e Karna. E Krishna rispose: mio caro uomo, ho dato a tutti una quantità di qualità e poteri, ho anche premiato alcuni dando loro una certa quantità di libertà affinché li utilizzassero al meglio. In questo modo ognuno di loro possono imparare meglio. Facendo pochi passi, il passo del bambino diventa più sicuro e fermo. L'esperienza è la migliore scuola, anche se la più difficile. Per quanto tu possa dire che il fuoco brucia, a meno che tu non ti bruci realmente le dita, non crederai o non saprai cosa sia un ustione. Quindi avete una certa libertà d'azione. Una mucca legata da una corda ad un albero può vagare per quella lunghezza, in base alla lunghezza della corda, e mangiare l'erba che cresce in quello spazio. Anche durante un esame scolastico vi viene chiesto di rispondere ogni 6 domande. Molto spesso voi dite: oh, tutto è volontà di Baba. Ma allora perché venite a chiedere questo o quello, questo desiderio o quel piano? Dovete usare l'intelligenza e l'immaginazione che vi sono state date e che vi sono state assegnate allo scopo di migliorare. Poi il donatore sarà lieto di darvi di più. D'altra parte, se si abusa dell'intelligenza e si accende l'immaginazione contro il padrone, il donatore sarà naturalmente irritato e vi punirà per insegnare e vi punirà per darvi una lezione. L'amore prema è essenziale in tutte le forme di devozione. Ho spesso ripetuto le stesse cose, dandovi lo stesso consiglio. E a volte potreste persino avere la sensazione che io abbia solo poche cose da dire. Bene, una madre deve ripetere le stesse indicazioni al bambino ancora e ancora, fino a quando il bambino impara a comportarsi di conseguenza. Le madri dei Veda e della Gita ripetono sempre le stesse verità, di nuovo in diversi contesti e immagini. Questo è il distintivo di tutte le madri, un desiderio travolgente di riformare i bambini e indirizzarli lungo la via del progresso. Tirumulachara legge la sezione sullo yoga della devozione oggi e parla delle nuove forme di devozione di cui generalmente parlo. L'ascolto, il canto, la recitazione del nome del Signore, la prostrazione, il saluto, il servizio, l'amicizia, la donazione di sé,
In tutte queste forme l'amore è la componente essenziale, è l'amore che emoziona e riempie la mente di gioia e speranza. Potana, Nandanar, Jayadeva, Gauranga, Tulkaram, Mira, Purandara Dasa, Tyagaraja e altri erano elettrizzati così tanto al solo pensiero del Signore perché avevano l'amore come forma pura e costante. Alcune persone possono ridere di tutti questi canti devozionali, bhajan, e chiamarli semplicemente come se fossero degli spettacoli o delle mostre, e consigliano invece la meditazione silenziosa nella silenziosa, sala di un santuario. Ma uscendo in compagnia e cantando i bhajan, serve per aiutare a rimuovere l'egoismo. Non bisogna aver paura o di essere derisi o di vergognarsi a invocare il nome del Signore. Una persona si ispira alla devozione degli altri. La compagnia di uomini con sentimenti affini aiuta a promuovere la piccola pianticella per essere bruciata dal calore della derisione. Una persona pulirà il pavimento della loro stanza con una scopa quando nessuno guarda, ma per fare lo stesso atto, considerato a ragion veduta, quando le persone stanno cercando, ne richiede un po' il dominio sull'ego. Agite verso tutti con amore. L'amore è devozione filiale quando è diretta verso i genitori. È compagnia quando scorre verso gli amici ed è amore quando si sente verso il partner. È rispetto quando si dirige verso gli anziani ed è affetto quando è rivolto verso i bambini. La devozione influenza i vostri atti in tre forme. Fate alcuni atti consapevolmente per dimostrare il vostro amore e dare sfogo all'amore che vi anima. Agite come offerte, dedicando alla gloria del Signore, con uno spirito di umiltà adorante, come se stesse ai suoi piedi, e tutto ciò che siete e fate, tutto ciò che siete capaci di fare, e i vostri atti devono essere sempre pieni di amore verso tutti, come parte della vostra semplice esistenza. In questo modo non danneggerete gli altri. Dedicare questi atti vi conduce alla divinità. La beatitudine, Ananda, vi fa sentire che il vostro sforzo ne è valso la pena. Quando sperimenterete l'Ananda, la beatitudine, capirete che il vostro sforzo ne è valso la pena. Questo è lo scopo. L'ispirazione. Come mai mi date Ananda? Prendendo a cuore ciò che dico, come potete darmi beatitudine? Prendendo a cuore ciò che dico e mettendolo nella pratica quotidiana. Se deciderete di muovervi in alto, ma siete attratti dal basso, mi tradite e vi tradite. Migliorate il vostro carattere e la vostra condotta, così i vostri sentimenti saranno purificati, i vostri impulsi puri, purificati, e quindi potrete vedere la mia forma nella sua realtà. Vi dirò una cosa in poche parole: fate in modo che l'intelligenza sia libera dalla disonestà. La nostra relazione è atmica, non laica. Ora sono nelle vostre mani. Sono il vero tesoro che stavate cercando, poiché la nostra relazione è atmica, non secolare.
Mi avete ora a portata di mano ed è proprio il tesoro che andavate cercando, perché la nostra relazione è atmica, non profana o costruita. In tutti gli altri posti vi spennano perché la relazione è basata sul portafoglio. In certi posti si basa sulla casta o sull'istruzione o su altri aspetti secondari. Qui si tratta dell'attaccamento che Narayana, Dio, nutre per Nara, l'uomo. L'oceano per il fiume, l'universale per il particolare. Ogni uomo deve diventare infinito sfuggendo ai legami che lo limitano. Tutti possono diventare lui, nessuno è escluso dall'amore di Dio. Il ragazzo diciottenne viene mandato dalla madre in cucina a mettersi un piatto davanti, servirsi del riso col curry e mangiare. La madre non è insensibile o dura, ella conosce le capacità del figlio e lo tratta come deve essere trattato. Poi accompagna un altro figlio in cucina, siede al suo fianco e gli serve il cibo, mentre prende sulle ginocchia un terzo figlio e gli canta molte canzoni, per rendere il processo del cibo piacevole al bambino. Non pensate che quella madre sia parziale, no, ella sta soltanto facendo uso della sua conoscenza, delle capacità dei figli per farli progredire. Questa è la natura dell'amore materno. Ci sono certi guru che nutrono moltissimo amore anche verso i loro discepoli, quando gli aspiranti discepoli vanno da loro per avere una guida, essi li portano al settimo cielo. Esagerano i loro successi e concedono loro dei titoli che vengono stentati dalle sfortunate vittime. In questo modo i discepoli vengono sgravati di ulteriori impedimenti al progresso spirituale. I guru vogliono il denaro per vari scopi e quindi hanno sempre un occhio puntato al portafoglio dei discepoli. Cercano di ottenere denaro concedendo loro titoli o lodandoli pubblicamente o promettendo riconoscimenti pubblici, tutte lusinghe mondane che sconfessano il principio di non attaccamento che essi insegnano e rappresentano. Alcuni impostori vanno a caccia di discepoli danarosi. Lasciate che i guru condannino l'accumulo di ricchezze e biasimino il cattivo uso che ne viene fatto. Lasciate che siano inesorabili nella loro condanna. Questo è il distintivo del guru che conosce la sua missione. Al contrario, i falsi guru fingono di non vedere e tollerano il male nei potenziali donatori, perché temono che qualsiasi condanna esaurirebbe la loro fonte di guadagno. Così rovinano i discepoli, rinunciando a trattarli con la drastica medicina di cui hanno urgente bisogno per la loro salute spirituale. Questa caccia ai discepoli benestanti da spennare è diventata una tragicommedia elaborata da certi sannyasin asceti in un'arte raffinata. È tempo di smascherare e punire questi sadhu. Anime nobili, e questo sarà uno dei compiti del Dharmashtapana, ripristino della rettitudine per cui sono venuto. Anche i sensali che questi guru hanno sguinzagliato per il paese devono essere fermati. Libri, opuscoli, incontri, conferenze, discorsi, tutti questi non vanno bene. A chiunque sia desideroso di conoscermi, va chiesto di avvicinarmi e sperimentarmi. Al fine di darvi un'idea di una montagna, non è sufficiente che prendiate un sasso e diciate la montagna è 1.000.000 di volte più grande di questo. Dovete vedere una vera montagna, magari da lontano. L'aldilà è davvero incomprensibile. La scienza è come la lettera C, sempre mancante di una parte nel mezzo, con un buco rimasto vuoto. Solo la religione ha riempito quella lacuna, perché essa conosce la realtà che permane nei tre stati, nei tre tempi e nei tre mondi. Dunque la religione è il cerchio chiuso delle tre O, che può allargarsi a mano che conoscerete maggiormente la gloria del Signore, ma che è sempre pieno e completo. Alla fine di tutto siamo di nuovo all'inizio.
Il miracolo è solo il comportamento naturale del miracoloso, per questo vi favorisco l'esperienza ora. E poi, cosicché potrete dare un'occhiata alla gloria, alla mia gloria. Sarò in questa forma umana per più di 59 anni e raggiungerò certamente lo scopo che questo avatar si è prefisso. Non dubitate di questo. Prenderò il mio tempo per portare a termine il mio piano, per quanto vi riguarda. Non posso avere fretta e andare fretta solo perché voi avete fretta. Non posso affrettarmi solo perché voi correte. Posso a volte aspettare per ottenere 10 cose in una volta sola, proprio come una locomotiva non viene usata per tirare una sola carrozza, ma aspetta finché non sia pronto un convoglio proporzionato alle sue capacità. Ma la mia parola non fallirà mai. Tutto deve accadere secondo la mia volontà. Bhajamana Govinda Gopala, Bhajamana Govinda Gopala, Bhajamana Govinda Gopala, Bhajamana Govinda Gopala, Govinda Bhajamana Govinda Gopala, Govinda Bolo Hari Gopala Bolo, 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 Govinda Bolo Hari Gopala Bolo. Bhajamana Govinda Gopala, Bhajamana Govinda Gopala, Bhajamana Govinda Gopala, Bhajamana Govinda Gopala, Govinda.
Govinda